Oggi io e Iris abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata nel bosco. Capocetto rosso un'altra volta. Ci siamo date appuntamento nel boschetto che si trova a qualche minuto di autobus dal liceo. Devo sbrigarmi se non voglio essere in ritardo all'appuntamento. Iris è gentile, ma magari non è un tipo paziente. Ma se lei è lenta. Ah, la corsa di orientamento! Non di nuovo! Non di nuovo, vi prego! Ho preso l'autobus in tutta fretta. Iris non è ancora arrivata. Spero. Non faccia troppo tardi. Faccio un giro mentre l'aspetto. Io pensavo che con boschetto intendesse il parco, il solito parco fuori casa. Ed evidentemente no. No, ragazzi, la corsa di orientamento. Ho appena visto qualcosa muoversi. Cosa sarà? È un coniglietto bianco, che carino. Vieni piccolino, non voglio farti del male. Oh cielo. No, non te ne andare. Si è nascosto dietro un cespuglio. Mi avvicino al cespuglio per vedere se è ancora lì. Coniglietto, fatti vedere, ma invece è scappato. Peccato, ma riuscire a prendere un coniglio selvatico è praticamente impossibile. In compenso, prendere le more di questo cespuglio pare sia facile. Ah, così? Senza rischi? Ho proprio voglia di mangiarne una o due. Sembrano così buone, ecco come non detto. Ma ai pesticidi non ci pensi? Evidentemente no. Margine del bosco. Ma non è da dove sono appena arrivata? Eh sì. O devo prendere qualcosa? No. Ho mangiato delle more e adesso mi sento di colpo così fiacca, ho voglia di dormire. E poi Iris che non arriva. Io l'ho detto che ci sono i pesticidi. E comunque, più che Capocetto Rosso mi sembra Alice nel Paese delle Meraviglie a questo punto. Mi avvicino di nuovo al cespuglio per vedere se le more abbiano qualcosa di strano. Ma sono solo delle semplici more di bosco. Forse non ho dormito abbastanza stanotte. Sono i pesticidi! Mi si chiudono gli occhi. Sto per addormentarmi, ma vedo gli occhi del coniglio bianco che mi fissano. Carino! Che carino! Mi sveglio e di colpo non sono più nello stesso posto di prima, ma dove sono finita? Nel Paese delle Meraviglie. Cespuglio caramelle. Qui dovrò fare qualcosa sicuramente. Infatti, no, non mi diceva di prendere qualcosa. No, vabbè. Qui c'è un grande cespuglio pieno di caramelle incartate. Non pensavo esistessero piante così. No. Ah no, Prato del Cioccolato, collina è dove ero prima. Oh mamma, guarda qua il lago di cioccolato. Wow, guardandomi attorno vedo un albero di mele di cioccolato e una specie di laghetto di cioccolato. Ci sono cespugli ovunque e sono tutti pieni di caramelle. Wow! E mo? È qui che mi sono svegliata. Seguendo il sentiero, torno verso il cespuglio di caramelle. Quindi qui? No, non ho capito. Ma dove sono finita? Qui niente sembra normale e non ho idea di come fare per tornare a casa. C'è qualcuno laggiù? Scusi, signore? Oddio, chi incontriamo? Oh, buongiorno. Carino. Il coniglio, quello del cappellaio matto. Buongiorno. Sono le sue vere orecchie quelle o è solo un originale accessorio?
Ma che strano, non hai le orecchie, cosa? Veramente dovrei dirlo io che c'è qualcosa di strano sulla sua testa, sulla tua... No, veramente dovrei dirlo io che c'è qualcosa di strano sulla tua testa. Ah, ho capito, tu vieni dall'altro lato, lì dove distribuiamo il nostro cioccolato. Parli a rime? Dove distribuite il cioccolato? Che cosa intendi? Ma perché non lo sai? A Pasqua, quando le campane suonano, è il nostro cioccolato ad essere regalato ai bambini. Io sono un affermato artigiano, sai? Sì, lo vedo dagli accessori nella cintura. Il mio cioccolato è il migliore. In tanti vorrebbero sapere qual è il mio segreto. Sei un cioccolatiere, allora? Cioccolatiere? Esatto, mi chiamo Charlie. Continui riferimenti ad Antic Love, però ok. Tienilo bene a mente, potresti ancora sentir parlare di me nei dintorni. Tu invece come ti chiami? Mi chiamo Lady e vado al liceo. Non ce ne frega. In un mondo parallelo. Piacere, Lady. Immagino che tu voglia tornare a casa tua, vero? Devi sentirti un po' persa qui. No, no, io voglio restare, come sempre. Sì, mi piacerebbe tanto tornare a casa. A dire il vero, mi sarebbe piaciuto restare un po' qui in giro. Eh sì, a dire il vero, mi sarebbe piaciuto restare un po' qui in giro. Sei curiosa? Non ci vedo inconvenienti, puoi aiutarmi se vuoi a fare il cioccolato? Oh, che onore! In un certo senso, prima di incontrarti, stavo cercando le mie galline. Ho bisogno di loro per fare il mio cioccolato e sono scappate o forse qualcuno me le ha rubate. Non sono sicuro. Allora, se qualcuno ti ha rubato le galline, vuol dire che c'è un uomo volpe da qualche parte. Ma non ho capito a cosa servono le galline. Non ho capito il collegamento tra galline e cioccolato. E quante sarebbero queste galline? Ma al massimo puoi dire che hai bisogno delle loro uova, forse. In un certo senso, prima di incontrarti stavo cercando le mie galline, ho bisogno di loro per fare il mio cioccolato e sono scappate o forse qualcuno me le ha rubate, non sono sicuro. E quante sarebbero queste galline? Solo due, mi bastano perché fanno tante uova. Ah, ecco. Ma il cioccolato non si fa con le uova, le torte si fanno con le uova, vabbè. Solo due, mi bastano perché fanno tante uova. Allora, ti va di aiutarmi a cercarle? Certo, veramente vorrei tornare a casa. Se posso esserti d'aiuto, lo faccio con piacere. Ah, non so cosa cambia dalla A alla C. Veramente vorrei tornare a casa. Se posso esserti d'aiuto, lo faccio con piacere. Certo, grazie, le cercherò anch'io, ma penso che verranno più facilmente verso di te. Non ti conoscono, invece sanno che io voglio rimetterle nel pollaio. Ok, e questa è una gallina. Ah, sì, è proprio una gallina. Vediamo. Simpatica. Beccata la gallina del mulino bianco. Sono solamente due. Quindi tu dovresti essere qui. Ecco, ho recuperato le due galline di Charlie. Pensavo fossero strane anche loro, come tutto il resto in questo posto. Invece sembrano normali. Mi chiedo come facciano a fare le uova di cioccolato. Questo spiega molte cose, ma non credo di volere sapere le anatomie in questo momento. E mo? Lady, sei riuscita a prenderle? Sì, avevi ragione. Non sono scappate vedendomi. Meno male, sembrano affamate.
È strano perché hanno cibo dappertutto, davvero. Non credo di aver visto del mangime da qualche parte. Mi sa che mangiano le caramelle. E questo spiega l'anatomia delle galline, di queste galline. Le mie galline non si nutrono di mangimi, mangiano solo cioccolato. E credo tu abbia visto che ce n'è parecchio qui in giro. Sì, in effetti, ma come? Galline che mangiano cioccolato? Ah, perché delle galline che fanno delle uova di cioccolato è normale, secondo te? Vabbè. Mi chiedo se si sono ammalate. Ti dispiacerebbe andare a prendere delle mele al cioccolato fondente? Si trovano sugli alberi lì, poco lontano, e sono le migliori. Cioccolato fondente, vado. Non pensavo mi avresti detto ancora sì, ti ringrazio. E vabbè, non è che ho qualcosa da fare. Il piacere è tutto mio, hai bisogno di aiuto, è normale, non è che abbia avuto tanta scelta, infatti. Mi chiedo che cosa cambi da risposta a risposta, non ne ho idea. Non pensavo mi avresti detto ancora sì, ti ringrazio. Il piacere è tutto mio, hai bisogno di aiuto, è normale. Il piacere è tutto mio? Ma sì, facciamo i lecchini. Gentile da parte tua, fai presto. Sì, stai calmo un attimo, dammi il tempo di arrivare, di appendermi a un albero. Ecco l'albero di mele al cioccolato fondente. Mannaggia, sui rami più in basso non ci sono mele e sono troppo piccola per prendere quelle in alto. Ah, deve prendermi in braccio, quindi devo trovare qualcosa per tirare giù i rami alla mia altezza. Ah no. Ecco, e qui iniziano i problemi. Allora, si presume una corda, ma qui non ci sono corde. Qualcosa per tirare giù i rami alla mia altezza. Sarà un ramo. Con un ramo di un cespuglio tiro giù un ramo dell'albero, penso. Cavolo. Mi ricorda tanto il sasso dell'Halloween 2012, il famoso sasso. Penso che devo prendere una. Sì, sono un genio! Ho teso il bastone verso i rami e fatto in modo che uno scendesse alla mia altezza. Io sono un genio. Perfetto, ho preso una mela, posso tornare da Charlie. Charlie il coniglio. Ecco, ne ho trovate un po', spero che gradiranno. Grande, non preoccuparti, adorano il cioccolato. C'è solo una cosa che amano ancora di più, ovvero i semi che normalmente tutte le galline mangiano. Tanto io non gliene do mai, per cui non c'è problema. Mi sono sporta per vedere le galline che mangiano il cioccolato. Alla fine non è una cosa che capita tutti i giorni, no? Infatti. Ok. Dopo tutto quello che ho fatto per recuperarle, non le hanno neanche toccate. Oh! Dopo tutto quello che ho fatto per recuperarle, non le hanno neanche toccate. Non è possibile, ma non è che forse non hanno fame, no? Sì, sono affamate, credimi, le capisco queste cose. Ti ho appena detto, la sola cosa che preferisco
No, al cioccolato sono i semi e qualcuno deve avergliene dati. Ah, basterà dargliene allora? No, perché facciano le uova di cioccolato, devono mangiare solo cioccolato, mai dei semi, se no faranno delle uova come tutte le altre galline. Ok, ha una certa logica. Allora che facciamo? Bisogna trovare chi è stato e la pagherà, credimi. Stavolta quelle due pesti me la pagheranno cara. E le due pesti, sai chi è stato? Hai già dei sospetti? I miei fratelli, sono sicuro che sono stati loro. Hai dei fratelli? Due fratelli minori, anche loro cioccolatai, cioccolatieri, cioccolatai. L'hanno fatto per impedirmi di fare il mio cioccolato, ne sono sicuro. Devo vederli e parlarne con loro. Vuoi che venga con te? Beh, ovviamente. Se ci vado io, rischio di arrabbiarmi davvero. Vuoi dargli una lezione? Vabbè, certo. Che discorso stiamo facendo? No, tirargli le orecchie. Nessuno ha diritto di farlo, perché sono troppo sensibili. Cosa? No, tirargli le orecchie. Nessuno ha diritto di farlo perché sono troppo sensibili. Ah, capisco. Ho pensato al peggio. Ok. Tutto ciò non ha senso. Potresti parlarci tu per mettere in chiaro le cose? Ok, ci vado. Grazie. Scusate. Partiamo alla ricerca dei due fratellini. Sì, ci sono solamente tre paesaggi, quindi non sarà una ricerca molto difficile. Come non detto? Lisandro, sei tu! Ciao, sono Lady, tu devi essere il fratellino di Charlie. Ma che cos'è? Oh santo signore, oh mio Dio. Ciao, sono Lady, tu devi essere il fratellino di Charlie. Non avere paura, piccolo, mica ti mangio. In realtà devo picchiarti. Non sei certo un chiacchierone tu. Oddio, aspetta. Io comunque per coerenza sto dalla parte del tizio Carota di Charlie. Non avere paura, piccolo, mica ti mangio. Non sei certo un chiacchierone tu. Rispondi almeno se ti parlo. Non parli? Rifletti, se non ti parlo è perché non ne ho voglia. La vedi quella collina? Tu ci finisci giù. È molto semplice. È carino, grazie. Non ho voglia di fare il simpatico. Non c'era bisogno che me lo annunciavi, grazie. Puoi almeno dirmi come ti chiami? No, puoi almeno dirmi se sei suo fratello. Almeno ti do un calcio. Willy, Willy. Sono il miglior cioccolataio della regione. Io ho i miei dubbi. D'altronde hai dovuto sabotare tuo fratello, quindi facciamoci due domande e diamoci due risposte. Pensavo che il migliore fosse tuo fratello, esatto. Se ti dicessi che ho 20 anni, mi crederesti? Scusami? Dici seriamente? Per niente, secondo me hai 7 anni, non di più, ma certo. Vedi? Non è che perché dico ciò che dico sia vero. Chi ti dice che lui non ti abbia mentito? Perché è un pochino più decente di te e non ha un pulcino in testa, forse? Non aveva motivo di mentirmi, esattamente. In ogni caso, il mio cioccolato è meglio di quello di Charlie. Non so più a chi credere. A Charlie! È proprio dietro di te. Charlie mi ha seguito, mi giro per vedere. Spero di non aver fatto delle scelte sbagliate, non c'è nessuno e lui è scappato. Ma che cavolate racconti? Che è andato via? Mi sono fatta prendere in giro da un bambino coniglio di 7 anni. Io spero di non fare le scelte contro di Charlie.
Sinceramente. Oh, signore, eccoti, perché sei andato via così? Perché è una persona leggermente indecente? E smettila di guardarmi così. No, no, io non ci casco, mi dispiace. Non sgridarmi così. Mannaggia, l'ho fatto piangere. Che perdita. Non farò questo verso. Perdonami, non volevo sgridarti. Ma mica gli dovevi tirare le orecchie? Cattiva. Ma scusa, cosa? Ma no, sono stata maldestra. Cosa posso fare per consolarti? Ma ci stai cascando, Rina, sei una deficiente in questi episodi speciali, sinceramente. Sì, cosa vuoi? Vai altrove se mi vedi. Cosa? È scappato, che pestifero, fa finta di piangere per distrarmi e scappare. Io l'ho detto. La prossima volta vedrai, Willy. Ma un po' di carne di coniglio, no? Eccoti. Stavolta non la passi liscia. Dai, scherzavo, non è stato divertente. Io l'ho trovato divertente, non corri abbastanza velocemente. Mi stai dicendo che sono grassa? Scusami, cosa? Cosa? Che ha detto? Io l'ho trovato divertente, non corri abbastanza velocemente. Anche se le tue gambe sono più lunghe delle mie. E tu che scappi quando meno me lo aspetto, è normale che se scappi in anticipo non posso riacchiapparti subito. Possiamo riprovarci se vuoi. No, volevo solo sapere una cosa. Sei stato tu a dare i semi alle galline di Charlie, ma abbiamo già constatato che dice delle balle e lo si capisce dalla sua faccia in questo momento. No, perché l'avrei fatto? Perché sei una peste. Perché sei invidioso più che altro. Charlie esagera, io non ho fatto niente. Ok, se non sei stato tu, deve essere stato tuo fratello. Se vuoi rifare la corsa, adesso o mai più. Mi astengo, ciao. O no? Ok, io non sto capendo un tubo di niente. Ancora, basta! Se mangiassi meno cioccolato, riusciresti ad acchiapparmi anche se io stessi più avanti. Va bene, ok, va bene. Non c'entra proprio niente e non ne ho mangiato neanche un quadratino da quando sono qui. E gli altri 860 giorni all'anno, Rina? Parliamone. Non è ciò che le tue gambotte dicono. Guarda, preferisco Ambra, veramente. Razza di. La verità fa male. Sarò io a tirargli le orecchie. No, no. Io ci faccio l'arrosto. Comunque è evidente che è stato lui. Ok. Ciao Lady. Come ciao Lady? Come fai? Ci conosciamo? No, ma Will. Willy ha detto che una strana gli correva dietro e tu sei l'unica cosa strana in giro. Il tuo abbigliamento è strano. Potevi dire ragazza almeno. E tu chi sei? Sono Wenka. Ok. Ah, Willy Wenka. Oh mio Dio. Ok. Messaggi subliminali. Willy Wonka, Willy Wenka, vabbè, ok. Sono Wenka, cioccolataio come i miei fratelli. Piacere, volevo chiederti, sei tu che hai dato dei semi alle galline di Charlie? Credi davvero che verrei a dirtelo? Se fossi onesto, sì. Ma l'hai visto in faccia, Rina? Perché uno che fa del sabotaggio a suo fratello è qualcuno di onesto? Agghiacciante col suo sorrisetto, eh sì.
Siccome sembra che tu creda ai miracoli, non ho fatto niente di male a mio fratello. Ok, grazie. Non ho capito. Sono stato cattivo, scusami. Vuoi aiutare mio fratello? Non dovevo prenderti in giro. Per quanto riguarda la persona che ha fatto del male a Charlie, non è così grave se lo ammetti. Ah ah ah, ci hai creduto? Non credevo ad una sola parola. Mi ricorda una certa bionda del liceo. Eh sì. Ok, abbiamo finito con le cazzate? Possiamo andare avanti? Sì, grazie. Allora, l'hai visto? Sì, che carini. Sì, davvero delle piccole pesti. Sì, ci è mancato poco che diventassi figlio unico. Oh, sì! Sì, giù pesante, dritto per dritto. Sì, che carini. Sì, davvero delle piccole pesti. Sì, ci è mancato poco che diventassi figlio unico. Ah, ecco un punto che abbiamo in comune. Sì! Ci sono giorni in cui sogno un mondo senza fratelli. Ti credo bene. Immagino non abbiano ammesso nulla. Ci avevo quasi sperato. No, niente di niente. Willy ha persino detto che è lui il miglior cioccolataio della regione. Quello è fortunato a correre velocemente. Non devo essere la sola ad avergli corso dietro per bene. C'è un modo forse per farli parlare ed essere sicuri che dicano la verità. Ah sì? Beh, ma comunque tutto questo non ha senso visto che sai già che sono stati loro, però vabbè. Wenka e Willy adorano giocare a fare i furbi quando sono insieme. Uno dice sempre la verità, l'altro dice bugie. Fanno dei giochi strani i tuoi fratelli. Ti prego, non dirmi che è un indovinello. Uno dice sempre la verità, l'altro dice bugie. Può giocare in nostro favore. Dobbiamo trovare chi mente e chi dice la verità per fargli la domanda necessaria. No, è quell'indovinello lì. E forse così potremo far luce su questa storia, ma per farlo dobbiamo metterli insieme. Me ne occupo. Non so ancora come farò, ma non dovrebbe essere complicato. Sembrano essere tutti e due complici. Non so ancora come farò. Come si fa? Ma non dovrebbe essere complicato. Sembrano essere tutti e due complici. Se non ti dovesse venire una buona idea, torna. Magari nel frattempo avrò pensato a qualcosa di geniale. D'accordo. Ne dubito, visto che devo giocare io. Qui non dice niente come al solito, immagino. No, infatti. Devo incontrare qualcuno, immagino, e devo dare la risposta giusta. Ci sei riuscita? Non ancora. Cerco ancora un modo per riunirli. Coraggio, ce la faremo, lo spero. Ma devo prendere qualcosa? No, non ha senso. Nessuno mi ha dato un indizio.